Ciao a tutti, mi trovo a Budapest e vi porto con me al Castello Buda. Non faccio il percorso turistico, ma vado a piedi dal lungo Danubio sulle scale di Ilona. Sono più o meno 150-200 di un silenzio assoluto. Ho messo quasi 15 minuti e non ho incontrato un'anima. Se ti piace la natura, il silenzio te lo consiglio. Ogni volta che ti fermi e ti giri, vedi nell'altra parte del Danubio il Parlamento di Budapest, una vista straordinaria, veramente unica. Il Castello Buda è stata costruita tra 1410 e 1420 in stile gotico, rinascimentale e barocco. Il suo nome in ungherese è Budavári Palota. Nasce come fortezza nel Medioevo e viene trasformata di Matia Corvino in un palazzo rinascimentale. Venne costruita nel lato sud della collina, vicino al vecchio quartiere del castello Várneged, famosa per lo stile barocco e per le case di edifici pubblici del XIX secolo. È collegato poi al Ponte delle Catene, Seyçenilánszíd, per mezzo delle funicolare del castello. Tutto il castello, tutto intorno, per come poi tutta la città di Budapest è veramente di una pulizia ammirevole. Per quello che so, le persone che prendono il reddito di cittadinanza devono contribuire alla pulizia della città. Qua mi trovo già sul castello si vede molto bene il Parlamento lungo Danubio. Ovviamente sanno tutti che il Danubio divide la parte della città Buda dalla parte Pest, è stato riunito e l'hanno chiamata Budapest. È veramente un'esperienza da fare, per chi non è ancora andato, lo consiglio per davvero. Vi porterete con voi veramente dei ricordi meravigliosi. Poi il mio outfit, una giornata caldissima, ovviamente i tacchi, per quanto sono amante dei tacchi, non mi azzardo a mettere, per un'escursione sarei pure ridicola, e quindi un vestitino colorato, leggero e l'infradito, un paio di sandaletti infradito comodi, una borsetta a tracolla che non devi portare tante cose, tanto non ti servono. E altre scalinate da salire e non fa niente perché il turista fa anche questo. Sono ospite a Budapest a casa dell'amica mia del cuore, Camelia, che ringrazio per i video e per la pazienza che ha per farmi queste riprese. La cosa migliore da fare se hai veramente un'amica del cuore, a stare 2 o 3 giorni solo tu e lei, visto che mi ospita a casa sua a Buda, quindi abbiamo approfittato di questa piccola escursione, ma per il resto chiacchiere, risate e prosecco. Questa è la nostra vacanza in due. Questa invece è la statua di Santo Stefano, si trova tra il Bastione dei Pescatori e la chiesa di Matia. Questa è la piazzetta praticamente dove arrivano tutti i turisti, fino a qua si può arrivare con pulmino, con pullman, con tanti mezzi. Lei è l'amica mia. Ed ecco la statua di Santo Stefano. Spero che un giorno, per quelli che non siete andati, ci andrete a vedere, invece quelli che sono già stati, un ricordo nei tempi passati. Grazie se mi mettete un like e un bacio a tutti. Ciao!